Ma quanto in alto può volare Nerbeg? Oggi, in questo nuovo video, andiamo a scoprirlo. Oggi è uno dei pochissimi video che registro in esterna, infatti non ci troviamo nel mio box ma ci troviamo in questa splendida location Brianzola per fare un esperimento. Infatti oggi andremo a fare scoppiare una serie di airbag per vedere quanto in alto possono volare. Abbiamo qui infatti una serie di airbag di automobili, precisamente del volante lato guidatore, che proveremo a fare saltare per aria. Ma come funziona un airbag? Allora, praticamente l'airbag è composto, diciamo, da due parti fondamentali, diciamo la carica esplosiva che si trova all'interno di questo guscio in metallo che a sua volta si trova dentro qua, e diciamo la parte bianca, il cuscino, quella che appunto si vede quando scoppia l'airbag, il classico cuscino che si gonfia, che è praticamente tutto avvolto sotto questa copertura. Ovviamente qua abbiamo una batteria d'auto da 12 volt, perché per far esplodere gli airbag appunto serve una carica da 12 volt del filo, e ci posizioneremo esattamente lì per fare esplodere il tutto. Ma adesso direi di far esplodere subito prima la carica esplosiva per vedere la potenza che sprigiona e cosa succede e come si riduce il contenitore. Dopodiché proveremo con un airbag. Allora, dato che adesso facciamo esplodere solo la carica, che è coperta da un involucro di metallo, ho paura che partano delle schegge e quindi vado a coprirla con questo catino. Io direi che qui siamo pronti, andiamo a provare a farla saltare. Io direi via! Che botto! Andiamo subito a vedere come si è ridotta la carica. È ancora bollente. Praticamente non si è rotto niente, non è partita nessuna scheggia. Adesso non la tocco perché, come potete vedere, sta fumando. Ok, io direi facciamo esplodere quei bastardi. Allora, ora partiamo con i pezzi grossi. Facciamo scoppiare questo airbag non facendolo volare, ma vi faccio solo vedere il momento dello scoppio e del gonfiaggio del pallone interno. Eccolo qua, tutto fumante e anche molto viscido rimane. Vedete, così è come scoppia un airbag normalmente. Ma se noi l'airbag lo giriamo al contrario, secondo voi cosa succede? Ed ora facciamolo volare. Ok, adesso abbiamo posizionato l'airbag praticamente al contrario. Vi faccio subito vedere cosa succede se lo teniamo in questa posizione. Siamo pronti? E uno, due, oh, che bel volo che abbiamo fatto! Eh sì, ha proprio volato parecchio in alto, ma non siamo ancora soddisfatti, voglio farlo volare più in alto ancora. Infatti qui abbiamo un airbag con doppia carica.
Quindi adesso proviamo a collegare questo airbag con doppia carica esplosiva e vediamo quanto vola in alto. Comunque, per chi si stesse chiedendo come faccio a collegarli, praticamente basta collegare quei cavi qua più e meno a il più e meno della batteria. Lasciamo perdere tutti questi cablaggi, il cavo è questo qua, quello centrale, ha solo due cavi, quindi un più e un meno. Qui tutto pronto, torniamo alla postazione. Che bomba! Questo è andato molto più in alto. Bene ragazzuoli, siamo giunti alla fine di questo video. Spero vi siate divertiti come mi sono divertito io a far esplodere questi airbag di automobili. Questi bellissimi airbag di automobili. Ma prima di salutarvi vi voglio lasciare con un quesito. Avete visto la potenza di questi airbag che sprigionano? Voi provate a pensare se siete in giro in automobile senza cintura di sicurezza e per sfiga fate un tamponamento o un incidente. Cioè, pensate la botta in faccia che prendereste se non aveste la cintura. Quindi ragazzi, mi raccomando, mettiamo sempre la cintura quando andiamo in auto. Io con questo vi saluto, ci vediamo venerdì prossimo, sempre alle 18, sempre con un nuovo video, sempre qui con me. Ciao a tutti, bagai! E ovviamente iscriviti al canale, attiva la campanella, mi raccomando, e soprattutto metti like se il video ti è piaciuto. Ciao!